Paolo Foglietta, siamo nella stazione di Pinerolo, oggi c'è un incontro per parlare delle problematiche legate alla linea Chivasso-Torino-Pinerolo. Cosa è cambiato? Cosa si può fare? Quali sono i problemi di questa tratta? Questo è un problema prima di tutto di contratto con Trenitalia. Trenitalia deve in qualche misura garantire del materiale rotabile di qualità. Poi è un problema di infrastrutture. Le infrastrutture sono i ritardi sui passaggi a livelli che sono cronici, sono i problemi che sono legati al raddoppio selettivo. Ma la definizione della percorrenza da Pinerolo fino a Chivasso ha completato i problemi, perché oltre ai problemi che abbiamo sulla tratta fino ad arrivare a Torino, adesso ci troviamo anche i problemi di ritardi che si accumulano sulla tratta di Chivasso Settimo, che come sappiamo tutti e anche lo sa RFI, è una tratta assolutamente critica su cui bisogna assolutamente intervenire, perché sennò avremo dei forti problemi e continueremo a averli anche cambiando materiale rotabile e anche facendo gli interventi ormai programmati e di cui si parla da 30 anni e che nessuno ha ancora deciso di fare. Quanto corrisponde al vero il fatto che RFI ha già finanziato gli interventi per l'abolizione dei passaggi a livello anche sulla tratta che stiamo discutendo? Esiste una programmazione nazionale per la sostituzione di tutti i passaggi a livelli in Italia. Naturalmente la provvista economica, che è molto capiente e che è già disponibile nelle casse di RFI, viene utilizzata e spesa man mano che vengono segnalate dal compartimento quelle che sono le urgenze. A oggi è opportuno che da parte della regione, delle amministrazioni locali, questa venga considerata una priorità, perché sennò corriamo il rischio che tutti ci passino davanti. L'obiettivo è quello di arrivare, tra l'altro anche un impegno con l'Unione Europea, alla sostituzione di tutti i passaggi a livello di quelle che sono le linee principali, e questa è o dovrebbe essere una linea principale entro il 2035. Foglietta, c'è anche un altro argomento da affrontare. Ormai questo problema di questa tratta ferroviaria non è di oggi, si perde diciamo nel tempo. E la responsabilità di chi è? C'è una responsabilità oggettiva di oggi? Le responsabilità sono sempre perse negli anni. Questo vale sicuramente sui contratti di gestione ferroviaria. I contratti di gestione ferroviaria, adesso l'ultimo è quello fatto da questa amministrazione, ma anche sui precedenti non è andato bene, non sono andati così bene. C'era una logica di privatizzazione che avrebbe consentito di avere libera concorrenza con delle gare, con degli operatori anche diversi da quelli che erano da Trenitalia. Tutte le volte che sono state fatte gare il servizio non è migliorato, ma il servizio con operatori diversi è rimasto uguale, se non in alcuni casi è peggiorato. Quindi si tratta in questo momento di riaprire, considerando che le Ferrovie dello Stato sono partecipate al 100% dallo Stato italiano e quindi dipendono direttamente da quello che è le indicazioni del governo. Il fatto di riuscire a fare partire e passare insieme un piano nazionale per quanto riguarda le linee per i pendolari e le linee regionali in parallelo alle linee dell'alta velocità. Io sono un grande difensore delle linee di alta velocità, sono stato commissario di governo e continuo a occuparmene come presidente della commissione intergovernativa con la Francia e con la Commissione Europea. Però come stanno facendo tutti gli stati e tutti i paesi dell'Unione Europea, non si può spingere solo sul tema dell'alta velocità e dei treni a lunga percorrenza, bisogna in parallelo rinforzare, come ha fatto la Germania, come sta facendo la Francia con moltissimi investimenti, anche il trasporto locale.